Questa è la mia versione dei falafel, tipiche polpette della cucina Medio Oriente, buonissime. In questa versione con i ceci ci aggiungiamo la quinoa o quinoa. Vediamo insieme come fare questa meraviglia. Questi sono cotti al forno per una versione leggera, ma questi possono essere anche fritti. Laviamo più volte 200 g di quinoa bene, per eliminare tutte le saponine. Poi mettiamo a bollire la quinoa. Una volta pronta la quinoa, la lasciamo raffreddare e usiamo dei ceci già cotti. La versione originale chiede dei ceci secchi, ma per abbreviare i tempi useremo dei ceci già cotti. Aggiungiamo alla quinoa cotta 240 g di ceci cotti, un quarto di una cipolla tagliata a pezzi, non ha importanza come perché poi frulleremo tutto, 2 cucchiaini abbondanti di paprika, io ho usato della paprika dolce, 1 cucchiaino d'aglio in polvere, del cumino e del coriandolo se vi piace, 1 cucchiaio di farina di ceci e del sale. Io per rendere i falafel croccanti li ho passati un po' nel pane grattugiato di riso. Do la forma in questo modo, li lascio riposare un poco in frigo, li sistemo su una teglia da forno, forno preriscaldato a 200 gradi, leggermente oleati, lascio cuocere circa 20-25 minuti finché non sono dorati. Un pranzo ricco di proteine, salutare e perché no, buonissimo. Accompagnalo con una salsa.